A Caffè Italia, le letture di Mapi Guidi. Eccoci al terzo appuntamento con Paul Auster e il suo Esperimento di Verità, una raccolta di racconti e aneddoti. Questi brevi fatti narrati in prima persona hanno una caratteristica che li accomuna, e cioè il caso, la coincidenza e la fatalità. La lettura che vi propongo oggi fa parte di un episodio contenuto nel Taccuino Rosso. Nel 1973 mi venne offerto un lavoro come custode in una casa di campagna nella Francia del Sud. La mia amica si era lasciata alle spalle i suoi guai con la giustizia, e poiché la nostra relazione, che procedeva tra un'interruzione e l'altra, in quel momento sembrava funzionare, decidemmo di unire le forze e accettammo insieme il lavoro. Eravamo tutti e due a corto di soldi e senza quell'offerta saremmo stati costretti a rientrare in America, ed era un momento in cui nessuno dei due era preparato a farlo. Si rivelò un anno singolare. Da una parte il posto era stupendo, una grande casa in pietra dell'Ottocento, circondata su un lato da vigneti e sull'altro da una foresta demaniale. Il paese più vicino era a 2 chilometri. Vi abitavano al massimo una quarantina di anime e nessuno sotto i 60 o i 70. Per due giovani scrittori l'ideale per passarci un anno, e Elle ed io lavorammo duro, realizzando in quella casa più di quanto ciascuno di noi pensava sarebbe stato possibile. Dall'altra, vivevamo costantemente sull'orlo della catastrofe. I nostri datori di lavoro, una coppia di americani trapiantata a Parigi, ci spedivano un piccolo salario mensile, $50, una somma per la benzina e i soldi per nutrire due Labrador che facevano parte della famiglia. Tutto sommato, una sistemazione vantaggiosa. Non pagavamo nessun affitto e anche se il salario non ci bastava per vivere, era pur sempre un primo passo per far fronte alle nostre spese mensili. Pensavamo di guadagnare il resto con delle traduzioni. Prima di lasciare Parigi per stabilirci in campagna, ci eravamo procurati un certo numero di lavori che ci avrebbero consentito di tirare avanti per tutto l'anno. Avevamo però dimenticato di considerare che gli editori sono spesso in ritardo nei pagamenti. Avevamo anche dimenticato che per accreditare un assegno spedito da un paese all'altro possono passare settimane, e una volta accreditati le spese bancarie e le tasse sui cambi finiscono per assottigliarne l'importo. Dal momento che Elle e io non ci eravamo concessi margini d'errore o sbagli di valutazione, ci trovavamo spesso in condizioni assolutamente disperate. Ricordo selvagge crisi d'astinenza da nicotina, quando col corpo intorpidito dal bisogno frugavo sotto i cuscini del divano e strisciavo dietro gli armadi in cerca di qualche spicciolo vagante. Per 18 centesimi si poteva comprare una marca di sigarette, le Parisienne, che si vendevano in pacchetti da 4. Ricordo che davo da mangiare ai cani e pensavo che mangiavano meglio di me. Ricordo di conversazioni con Elle, in cui consideravamo seriamente la possibilità di aprire una scatola di cibo per cani e mangiarcela per cena. L'unica nostra entrata supplementare ci venne quell'anno da un uomo di nome James Sugar. Non voglio insistere sulla metaforicità dei nomi, ma i fatti sono fatti, io non posso farci niente. Sugar era uno dei fotografi del National Geographic ed entrò nelle nostre vite perché collaborava con uno dei nostri datori di lavoro ad un articolo sulla regione. Scattò fotografie per diversi mesi, battendo la Provenza palmo a palmo con una macchina affittata dalla rivista, e ogni qualvolta si trovava nei nostri paraggi veniva a dormire da noi. Dal momento che la rivista gli anticipava un acconto per le spese, lasciava graziosamente scivolare nelle nostre tasche il denaro destinato all'albergo. Una 50ina di franchi a notte, se non ricordo male. Di fatto, Elle ed io diventammo i suoi albergatori privati, e siccome Sugar era per di più una persona amabile, eravamo sempre felici di vederlo. C'era un unico problema: non sapevamo mai quando si sarebbe ripresentato.
non avvisava e nella maggior parte dei casi, tra una visita e l'altra, passavano intere settimane. Imparammo quindi a non fare affidamento su di lui. Sbucava dal nulla, piazzava la sua macchina d'un blu scintillante davanti a casa, si fermava per una o due notti e poi spariva di nuovo. Ogni volta che partiva, pensavamo di non vederlo mai più. I momenti peggiori si presentarono nel tardo pomeriggio e all'inizio della primavera. Assegni non ne arrivavano. Uno dei cani venne rubato e a poco avevamo dato fondo alle riserve di cibo della cucina. Alla fine non ci rimaneva altro che un sacchetto di cipolle, una bottiglia d'olio per cucinare e una confezione di sfoglia per torte comprata da chissà chi prima del nostro trasferimento in casa, residuo stantio dell'estate precedente. Elle ed io tenemmo duro per l'intera settimana e superammo mezzogiorno, ma verso le 2:30 la fame ebbe ragione di noi. Entrammo così in cucina per preparare la nostra ultima cena. Vista l'esiguità degli ingredienti a disposizione, una torta di cipolle sembrava l'unico piatto possibile. Lasciammo il nostro intruglio nel forno per un tempo che ci parve sufficiente, lo tirammo fuori. Lo posammo sul tavolo e attaccammo a mangiare. Contro ogni aspettativa lo trovammo entrambi delizioso. Credo sia mancato poco che dicessimo di non aver mai assaggiato niente di meglio. Nient'altro che un trucco, si intende, un misero tentativo per tirarci su di morale. Dopo qualche boccone, comunque, arrivò la delusione. A malincuore, oh quanto a malincuore, fummo costretti ad ammettere che la torta non era cotta del tutto, il centro era ancora freddo, immangiabile. Non restava altro da fare che rimetterla in forno per altri 10 o 15 minuti. Affamati come eravamo, con le ghiandole salivari che si erano appena messe in azione, abbandonare la torta non era facile. Per vincere l'impazienza andammo fuori a fare un giretto, pensando che il tempo sarebbe passato più rapidamente se ci fossimo allontanati dai dolci profumi della cucina. Ricordo che abbiamo fatto il giro della casa una, forse due volte. Può darsi che ci fossimo cacciati in una profonda discussione a proposito di qualcosa, non ricordo, ma comunque sia successo e qualunque sia stato il tempo che abbiamo passato fuori, una volta rientrati in casa la cucina era piena di fumo. Ci siamo precipitati verso il forno per tirar fuori la torta. Troppo tardi. La nostra cena era svanita, incenerita, bruciata, ridotta ad una crosta carbonizzata. Non se ne salvava neppure un boccone. Oggi può suonare come una storia divertente, ma allora tutto era fuorché divertente. Eravamo precipitati in un buco nero e nessuno di noi due sapeva come venirne fuori. Nel corso di tutti gli anni in cui ho lottato per diventare un uomo, dubito ci sia mai stato un momento in cui fossi meno incline a ridere o a scherzare. Questa era davvero la fine ed era un luogo terribile e spaventoso in cui trovarsi. Erano le 4 del pomeriggio. Soltanto un'ora più tardi fece la sua improvvisa comparsa l'erratico Mr. Sugar, raggiungendo la casa avvolto in una nuvola di polvere, lasciandosi dietro una crepitante scia di ghiaia e terra. Se ci ripenso con una certa intensità, posso ancora vedere il sorriso ingenuo e vacuo del suo volto mentre balza fuori dalla macchina dandoci il buongiorno. Un miracolo, un autentico miracolo. Ed io ero là a testimoniarlo con i miei occhi, a viverlo sulla mia pelle. Fino a quel momento avevo sempre pensato che cose di questo genere succedessero soltanto nei romanzi. Quella sera Sugar ci invitò a cena in un ristorante di lusso. Abbiamo mangiato in abbondanza e bene, ci siamo scolati diverse bottiglie di vino. Abbiamo riso come matti. Sarà stata certo una cena squisita, eppure non ne serbo alcun ricordo. Il sapore della torta di cipolle, invece, non l'ho mai dimenticato. Thank you.
a Caffè Italia, le letture di Mapi Guidi.